Leggi, leggi. Io vado. Dov'è? Questa qua. Dobbiamo leggere la storia. Vai, leggi il titolo. Miriam. Io vado. Ho detto resta qua. Ma guarda questo, sembra che me lo fa apposta. Dove vai? Resta qua, no? Leggi il titolo, su. Io vado. Ma perché te ne vai? Si stava tanto bene insieme. Vabbè, ho capito, leggo io il titolo. No, io. Il titolo è Io vado. Sono mortificato. Alessandro, guarda qui. Miriam, è la storia di un pulcino che salta giù dal nido. Lo vedete? E dice, guarda con che espressione dice. Questa volta ho deciso. Io vado. Ma dove vai? Vado. Vado. Un momento. No, stai seduto, per favore. E ascolta, grazie. Io vado. Però prima devo salutare qualcuno. Sì, sapete chi saluto prima? La mamma. Sempre la mamma prima. Mamma, io vado. Ora, se si trattasse della mia storia personale e io dicessi mamma io vado, mia madre sparerebbe i fuochi d'artificio, aprirebbe lo champagne, avrebbe una festa di 6 settimane praticamente. Mamma, io vado. Va bene, dice la mamma, ma mettiti il maglione che potrebbe fare freddo. Ottimo Alessandro, sì, Miriam. Oh, bene, allora mi metto il maglione, mettiamoci il maglione, scusa. Bene, io vado. Ah, no, un momento. Se ho salutato la mamma, devo salutare anche il papà. Papà? Papà? Sì, che c'è? Papà, io vado. Bravo, ma portati la torcia elettrica, che se torni tardi poi fa buio. Giusto. Papà mi ha dato la torcia elettrica. La mamma invece mi ha dato il maglione se fa. Mamma, maglione, papà torcia elettrica. Io va. No, io va. No, devo anche salutare gli amici. La nonna. Che bello che dice gli amici. Questa è una cosa molto bella. Però salutiamo intanto la famiglia, va bene? Sì. Perché la famiglia è importante. La famiglia vi dà tutte le cose che vi servono, avete capito, bambini? Nonna, io vado. Bravo nipotino mio, prenditi anche dei biscottini, che se poi ti viene fame. Giusto, grazie nonna, i biscottini che poi fa la nonna. Dei biscottini, dei biscottini, i biscottini della nonna. Grazie nonna. Bene, perché papà mi ha dato anche la torcia. Se poi fa. E mamma mi ha detto mettiti il maglione. Se fa. Freddo. Grazie nonna, vado. Ah, no, un momento. Se ho salutato la nonna, saluto pure il nonno. Il nonno, certo, giusto. Il nonno. Nonno, io vado. Ciao! Ma mettiti il cappello! Giusto! Mettiti il cappello in testa che c'è il sole che picchia! Poi ti squagli come il burro! Va bene, grazie nonno! Perché vedi nonno? La nonna mi ha dato i. I biscotti! I biscotti! I biscotti perché sennò mi viene. Il papà mi ha dato la. Che fai, sai, non vorrei che facesse buio. La mamma è vestito. Mi ha dato il maglione, bravo Alessandro. Per caso se fa freddo. Io posso urlare? Io a caso posso rimanere senza maglione. Ma come? Io una volta ho fatto questo. Prendi la mia radio, così ti sentirai meno solo. Ah, che bello. Amo la radio perché parla la gente. Prendi la mia radio, così ti sentirai meno solo. Grazie. Adesso ho veramente tutto. La radio, il libro, la torcia, l'ombrello, il cappello, il maglione e i biscotti. Grazie a tutti! Vado! Ciao! Vado! Ciao! Sono arrivato! Ciao! Eccomi! Ammazza che viaggio lungo! È stato un viaggio lunghissimo! Eccomi! Sono arrivato! Sono arrivato!
è arrivato? Come? Osservate bene. Dove è arrivato? Da zia. No. Casa strana. Ma c'è pure i biscotti, però ti bagno. Poi i biscotti. E pure il libro. E dove è arrivato? Pure il cappello, pure il libro. Dove è arrivato? Al bagno. Al bagno. Il viaggio del pulcino era dalla sua camera da letto fino in bagno. Ecco, per arrivare fino in bagno, vedi, si è portato tutta quella roba. È seduto sul suo vasino. Mangia i biscotti, ascolta la radio, legge un libro, si impara con... Ma non piove! Non si sa mai, c'è sempre quella goccia, sai che cade, tic, 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 tic. Insomma, avete assistito al viaggio del... Vediamo un attimo i vostri libricini, che adesso non ci servono. Datemi un attimo a me, li appoggiamo qua, va bene? Sì. Così ascoltiamo con attenzione e poi li riprendiamo, non vi preoccupate. Così non ci distro. Sì. L'orso ha una storia da raccontare. È di Maceioso. È di Maceioso? No, è un altro orso, però è altrettanto simpatico e gentile. L'inverno stava arrivando. Esatto. Facciamo il rumore del vento. Siediti bene con le gambe incrociate, se no ti stanchi un po'. Così la schiena resta più. Ancora, ancora. E l'orso cominciava ad avere sonno. Padiglio. Si gratta. Emel, resta qui per favore. Stiamo raccontando una storia, se ti richiamo ogni volta si interrompe sempre. Ascolta. Mi gratto la testa. L'orso si gratta il mento. Si pizzica il naso. E dice: è ora di andare in letargo. Diciamolo insieme. È ora di andare in letargo. Però prima di addormentarsi aveva una storia da raccontare. E sapete, quando uno vuole raccontare una storia. Quando uno ha una storia da raccontare, Miriam. E ci sta pure il topolino. Hai visto? Hai dato una mentata sul mio ginocchio. Fai male, attento. Guarda. Allora sai dove va? Guarda. No. Va a raccontare la storia a uno dei suoi amici. Topolino. Giusto? Topolino. 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 Chiamiamo il topo. Topo! Topo! Che c'è? Vuoi ascoltare una storia? Chiese l'orso sbadigliando. Mi dispiace, orso, disse il topo, ma sta arrivando l'inverno e io devo ancora raccogliere un bel po' di semi per le mie provviste. L'orso disse: ah, peccato, ma aiutò il topo a trovare i semi nascosti nella foresta. Anzi, aiutiamo l'orso, raccogliamo qualche semino. Quello è il semino. Mettetemi nella mano, grazie, così li porto io all'orso, grazie. Miriam, tu mi dai qualche semino? Francesco, lo porti qualche semino? Vai. No, scusa, questa è una cacca di capra, scusate. Grazie. Francesco, me lo dai un semino? Quella è una voglia. C'è sempre qualcuno che esagera un po' troppo. Alessandro, l'orso aiutò il topo a trovare i semi nascosti nella foresta. Quando ebbero finito, il topo disse: grazie, a presto orso. E si infilò sottoterra ad aspettare la primavera. Beh, lento e assonnato l'orso si incamminò nella foresta, sbadigliò, si grattò la testa, si pizzicò il naso, si pulì le orecchie, si batté il petto, si grattò la pancia, si strapinò la schiena su un albero. E disse: beh, adesso andrò a raccontare la mia storia all'anatra. L'anatra, va bene? Ciao, ciao anatra, disse.
Vuoi ascoltare una storia? E l'anatra disse: magari, ma mi dispiace, orso. Mi dispiace tanto, ma io sto andando via. Sto volando verso sud. L'orso voleva indicare all'anatra la direzione da prendere, perciò prese un dito, se lo leccò, lo alzò in alto così e disse: il vento viene da là. Mi mancherai, disse l'orso. E l'anatra prese il volo e disse: anche tu mi mancherai, amico orso. Il sole basso nel cielo sembrava pesante. Anche l'orso sentiva le palpebre pesanti. Si grattò un po' la testa. Si stropicciò gli occhi. Si pulì le orecchie. Si batté il petto. Si grattò la pancia. E anche un po' la schiena. E poi, per rimanere sveglio, cominciò a contare le nuvole insieme a me. E disse: tre nuvole rosa, poi le foglie, uno, due foglie rosse, poi i broccoli, i broccoli non c'erano. E poi incontrò la sua amica Rana. Bravo Alessandro. Ciao Rana, indovinate che cosa gli ha chiesto? Ti va di ascoltare una storia? Mi dispiace, disse la rana, ma sta arrivando l'inverno. Io devo trovare un posto caldo per dormire. E l'orso disse: mi dispiace che non ti posso raccontare la storia, però ti aiuterò. Scavò una buca. Aiutatemi. Prese delicatamente la rana, piano, tutti quanti. Tenetela in una mano, accarezzatela. Ripose la rana nella buca. Poi prese un mucchio di foglie. No, cioè, non dobbiamo pigliare cazzotti la rana. Facciamo delicatamente, dottor Federico. No, allora no, scusate. O siamo seri in questa operazione? Allora, piano, qualche foglia sopra la testa della rana, così poteva star calda. E disse: a presto, rana. A presto, orso. Ci vediamo a primavera. L'orso cominciò a sbadigliare di nuovo. Aldo! Si grattò un po' la testa. Ma si pulì anche l'orecchio. Si pizzicò il naso. Si batte il petto. Si grattò la pancia. E anche un po' la schiena. Poi si appoggiò a una vecchia quercia e disse: chissà se la talpa è ancora sveglia, perché se la talpa è sveglia potrei raccontare una storia sveglia. Raccontare una storia. Un momento, Sì, io so. Talpa, sei lì? La talpa stava già dormendo, si sentiva. Un attimo, bussiamo un attimo. Talpa? Niente. Buonanotte, talpa, e ci vediamo a Milano. Ma come a Milano? A Milano fa niente. A Milano. In questi tempi poi con l'Expo c'è un piano di gente, ci rischiamo di perdere. Ma poi cominciarono a cadere i primi fiocchi di neve. Facciamo cadere un po' di neve. Così. Guarda Miriam, guarda come si fa cadere la neve. Questa è l'erba, questa è la neve. Ecco. Come fa la neve Miriam? È uno spettacolo. I primi fiocchi di neve cominciarono a cadere. È arrivato il momento di salutare l'orso che va a dormire. Cosa gli diciamo? A presto. Ci vediamo, eh? Primavera, a Milano. Passarono i mesi. Federico. Passarono i mesi, sì. Passarono i mesi. Il sole tornò a splendere, sciolse la neve, risvegliò gli alberi,
L'orso si rotolò nell'erba verde. Forza, rotolatevi tutti. Forza, mio via. Uno, due, tre, via. Rotolatevi. Fatevi una Woodstock. Vai. Perfetto. Benissimo. Rotolatevi meglio. Poi si gratta la testa. Si stiracchia. Prima il braccio destro. Poi il braccio sinistro. Si pulisce le orecchie. Si pizzica il naso. Io già ho fatto pizzicare il naso. È troppo veloce. Si batte il petto. Si gratta la panza. Si strofina la schiena. Vai. E dice: è primavera. Andiamo via, eh? Un, due, tre. È primavera. Adesso. Adesso posso raccontare la mia storia. Ma dobbiamo andare a svegliare i nostri amici, aspetta. Per prima cosa andò dal topino e gli portò una ghianda. E il topo disse: grazie orso, ero molto affamato. Bentornata a casa, Anatra. Devi essere stanca dopo aver viaggiato tanto. Le mostrò. Miriam, girati qua verso di me, guarda. E le mostrò una pozzanghera ombreggiata che aveva appena scoperto. Sì. O chi ci resta? Topo, rana. Topo, Laia. E Laia. Chi ci resta? C'è Laia. Chi ci manca? La rana. Ah, la rana, giusto. La e la talpa. La talpa. L'orso prese la rana dalla buca, vi ricordate? Togliamo le foglie. Prendiamo con una la mano sola e la avviciniamo verso il sole, così si scalda. No, l'ho presa io. La lana, sì, la lana. La rana sbadigliò. Si grattò la testa anche lei. Si pulì le orecchie. Il petto. La pancia. Chi ci resta ancora? La talpa. Possiamo? Momento! Se fa questa confusione si spaventa! Battiamo il piano? Sì? Chi è? No, sono io! Allora rispondete, sono io! Sono io! Momento! Allora, scusatemi un attimo, se parliamo tutti e facciamo questa confusione posso anche chiudere il libro e non si racconta più, eh? Allora, toc toc, la talpa dice, chi è? Rispondete voi, sono? Io. Io chi? Io chi? Orso. Ah, ecco. La talpa mette fuori il naso e l'orso finalmente disse, vuoi ascoltare una storia? Eccoli, tutti radunati vicino all'orso. Si mise seduto, si grattò un po' la testa. E poi fa festa. Io ce la ripesta. Io. Le orecchie. Il petto. La pancia. Le ginocchia. La lingua. E tutti erano pronti ad ascoltare. Oi, ascolta. L'orso cominciò a fare. Allora. C'era. Me lo sono dimenticato. C'era una rosa. E tutti dissero. No. L'inverno è un tempo troppo lungo per la memoria di un orso. Peccato, era una storia così bella. Tutti gli animali fecero. Uno, due, tre. Però l'orso ha aiutato tutti questi animali. Adesso è arrivato il momento che gli animali aiutino l'orso a ricordare la storia, giusto? Sì. Allora gli amici stettero in silenzio per un minuto. Aspettate, le prendiamo dopo queste. Lasciamole un attimo qui, grazie. Finiamo di ascoltare la storia, se no ci distraiamo. Abbiamo finito, eh? Ascolta Miriam, guarda. Abbiamo quasi finito. Sì. Poi cantiamo una canzone e poi prendete tutti i libri che volete. Aspettate solo un attimo. Vediamo come aiutano questi quattro animali l'orso, no? Ah, il topo ebbe un'idea, disse. Senti. Aldo, senti bene.
Senti, forse è la storia che parla di un orso. E l'orso fece. Sì, è vero. Poi l'anatra disse. Forse. Sì, sì, sì. Forse è la storia. Poi l'anatra disse. Allora, il topo che cosa disse? Forse è la storia di un orso. L'anatra disse. Forse è una storia. Sì. Forse è una storia che inizia in autunno. E l'orso disse: sì, è vero! Ci muoviamo un po' troppo. Adesso lo chiudiamo questo libro e non raccontiamo più fino a quando non stiamo tutti seduti bene. Bravissimi! Oh, con le gambe incrociate, così state tutti più comodi. Sì, con le gambe incrociate. Oh, e con gli orecchi puntati verso di me, dai. Oh. Forse è la storia. Abbiamo finito, sai? Forse è la storia di un orso, disse il topo. E l'anatra. Forse la storia inizia prima dell'inverno. E la rana disse: forse ci sono degli amici in questa storia. E la talpa disse: e forse questi amici sono. Rana, papera, talpa. Ah, e l'orso si grattò la testa. Si pulì le orecchie. Si batté il petto. La pancia! E disse: è vero! C'era una volta un orso. L'inverno stava arrivando e l'orso cominciava ad avere sonno. E così l'orso raccontò una storia che si intitolava L'orso ha una storia da raccontare. Pronti? Nella vecchia fattoria. Quante bestie ha zio Tobia? Stamattina nella stalla. C'era grande confusione. Gli animali. Ani sta facendo bellissima colazione. Nonna Papera starnazza. Chi si è preso la mia tazza? Ogni tanto ci si sbaglia. Raglia l'asino con la vestaglia. Il cavallo è imbizzarrito. Il mio zucchero è finito. La gallina cocode che c'è un goccio di caffè. Ma ti sposti dal mio piatto, si lamenta il gatto, bravo Federico. Sto facendo a fette il pane, gli risponde il cane. Gli uccellini e le formiche vanno a caccia di molliche. È là un piccolo capretto. Chi si è preso il mio cornetto? Cacciate subito il cornetto, se no sono ammazzate. La dispensa è tutta vuota, non c'è neanche una carota. Si lamentano i conigli, papà, mamma e 20 figli. Il maiale non brunisce, mai biscotti si finisce. Poi ci aggiunge 4 ghiande e diventa grande, grande! Ia ia o, ia ia o, dopo. Ia ia o. Bene, abbiamo finito. Una piccola comunicazione però. Il prossimo appuntamento sarebbe stato giovedì prossimo, che è il 4 di giugno. Vorrei raccontartene una che sia una storia che parli di te. Senza lupi che vivono nei boschi, sono cose che tu non conosci. Perché maghi e fatine dai capelli blu e draghi e castelli non esistono più. Nel tuo mondo c'è già la magia e i grandi la chiamano magia.
tecnologia, la polvere delle streghe che rende la gente pazza, la vendono ormai purtroppo in ogni piazza. Non ti serve Peter Pan che ti insegnerà a volare nel cielo di questa città, ma tutto questo tu lo sai già. Peter Pan, io vado. Sa volare persino papà. E di lupi non fa più paura nessuno, ce ne sono così pochi e vivono tanto lontano, ed il principe azzurro lo puoi anche incontrare, ma venduto il castello e fare fantastici, felici noi saremo. Oh, oh, venite con noi, oh, 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 cantate con noi, oh, 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 felici noi saremo. Oh, oh, e quando qualcosa va male, ci resta la gioia nel cuore. E tutto ritorna normale cantando con passione. Venite con noi, oh, 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 cantate con noi, oh, 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 felici noi saremo. Oh, oh, venite con noi, cantate con noi, felici noi saremo. Ha vinto lui stavolta. Felici noi saremo. Ha vinto Emilio. Felici noi saremo. Lavinia poteva vincere, ma non ci ha messo la voce, ha fatto so. Ma i pesciolini dicevano: noi abbiamo paura di un del pesce tonno. Del pesce tonno. E Guizzino disse una frase bellissima, disse: non si può vivere così nella paura. Bisogna pure inventare qualcosa. Lo facciamo vedere con tutti questi pesci rossi che cosa si può inventare, bambini? Riusciamo a costruirlo un grande pesce rosso, come ha fatto Guizzino? Guizzino lo mettete per ultimo, eh? Sì. Vai, Matteo, aiuta anche tu. Vai. Dov'è? Siete fantastici. Guizzino è... costruire un pesce rosso, un pesce grande. Solo il pesce. Aspetta, eh. L'avete fatto? Sì. Poi Guizzino che cosa disse? Io sarò? L'occhio. L'occhio. Ale, perfetto. Che bello. Un po' la Picasso, ma funziona. Ok? E a un certo punto incontrarono... i tonni. Vai, vai. Vieni, tonno, vieni. Vieni, ti facciamo uno scherzetto. Vieni. Vieni, tonno. Ah! Cacciavista, scappiamo! Aspetta, fammi tornare un attimo indietro, un attimo! Vai, vai! Fammi riguardare un attimo! Ah! Fammi scappare! E uniti riuscirono a cacciare i grandi pesci. Questa piccola storia per dirvi che noi abbiamo bisogno di piccole storie che ci facciano capire che non si può vivere sempre nella paura. E che quando si è uniti e amici si vince sempre. Venite con noi, oh, 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 cantate con noi, oh, 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 felici noi saremo, oh, oh. Per ringraziare voi, ma soprattutto i vostri genitori che vi hanno accompagnato con tanta solerzia e frequenza in biblioteca, ho scritto per voi una filastrocca sul piacere di leggere agli altri. L'ho scritta prima di partire per Torino e ve ne faccio volentieri dono.
così magari potrete tenerla a casa vostra, prenderla, lo do agli adulti, alle mamme e ai papà, va bene? Così poi me la leggono a casa, anzi ve la leggo io adesso, sì, va, me la lascio volentieri, ok? Prego. Prego, ci stanno tutti gli adulti, ne lascio uno anche a Anna da prendere qui. Se leggiamo per gli altri e diamo voce alle parole, le riempiamo d'anima, le vestiamo di sole. Se leggiamo per gli altri come sana abitudine, diamo forza ai legami, combattiamo la solitudine. Se leggiamo per gli altri regalando un sorriso, scopriamo mondi nuovi in uno spazio condiviso. In un mondo rassegnato al traffico e al rumore, una voce che legge dà coraggio, crea amore. Una voce che legge per un grande o un bambino è un segnale di pace, un'oasi, un giardino. Se ci diamo una mano, insegnanti, educatori, bibliotecari, appassionati, adulti, genitori, possiamo fare molto per ogni bambino, regalandogli del tempo, restandogli vicini. Accompagnandolo nel regno delle fiabe e dei racconti, a questo ben impegno, sentiamoci tutti pronti. Non c'è nessuna regola, non c'è nessun segreto, una voce che narra rende il mondo più lieto, perché non impone niente, non ha lezioni da dare, ma insegna solamente l'importanza di ascoltare. Grazie a tutti voi. Grazie, e adesso potete andare a mangiare. Tu non vieni a mangiare con noi? Sì, io muoio. Ok.